saluto, benvenuti in questo weekly vlog. Come al solito mi seguirete in questa settimana universitaria. Io ho appena finito di pranzare con una bella parmigiana e oggi è lunedì, quindi ho solamente una lezione, cioè dalle 13.45 alle 15.15. Lezione che è lingua spagnola, che come sapete è una delle mie meno preferite. Però bisogna andare, quindi andiamo. Stamattina ho studiato un po', sempre spagnolo, ma non lingua, ma bensì letteratura, e ho finito le prime 16 pagine, perché queste 16 pagine sono un po' un'introduzione a quella che è l'autrice e che andrò a schematizzare nella parte dietro foglio. Insomma, per ora sto studiando solamente quello perché è la mia priorità più assoluta. Oltre ai 24 CFU per l'insegnamento, che però non ho ancora iniziato e che inizierò sicuramente questa settimana, perché infatti il primo appello mi pare sia il 18 maggio, dove vorrei almeno darne uno e pensavo di dare quello più rognoso, almeno per me, che è metodologie. Non so ancora bene come studiare onestamente, perché la mia idea era solamente di leggere e schematizzare a lato, o magari farmi dei mini mini riassunti di massimo 10 pagine, perché comunque è un esame da 6 CFU ed è a crocette e non ha senso secondo me fare dei riassunti grandi, enormi, dove sintetizzo ogni minimo paragrafo, e quindi questo dovrò farlo questa settimana. Sto continuando a girare per la stanza, scusate, ma sto mettendo a posto e via dal letto alcune cose, perché infatti adesso prima della lezione voglio mettermi un pochino a leggere, perché da un bel po' che non lo faccio. Devo continuare con questo libro che onestamente spererei di finire per questo weekend, semplicemente perché ho voglia di leggere qualcosa di diverso e di terminare la storia di Lilelenu. Mi sono persa a fare degli esercizi di svedese su Duolingo, quindi ho solamente 15 minuti per leggere un po' di questo libro, ma sappiate solo che sono ancora a pagina 67. In ritardo di qualche minuto sto ufficialmente entrando a lezione, ma tanto la prof è sempre in ritardo, quindi sicuramente non è già dentro. Sono molto emozionata. Buona merenda a me mentre seguo la lezione e un po' mi annoio. Adios, 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 adios. La mia vita fa ridere, raga, perché io non mi sono sentita molto bene. Ho molto mal di schiena perché ovviamente ho 83 anni e un filino di mal di testa, quindi ho deciso di mettermi a letto, accendere il computer, e mi sto attualmente guardando Shameless. Ho appena iniziato la sesta stagione e niente, quindi ho questo pomeriggio di relax senza fare quello che davvero dovrei fare, cioè studiare. Buongiorno e buon martedì, ossia una delle due giornate peggiori della settimana. Oggi sto molto meglio, non mi sento carica per la giornata, perché quando mai, però direi di andare giù a fare colazione, perché tra un'oretta ho la prima lezione della giornata, che è lingua spagnola, poi ho le esercitazioni di spagnolo, non so se abbiamo le esercitazioni di inglese, non ho capito, poi avrei lingua inglese ma si sovrappone con un'altra materia e quindi seguo l'altra materia, che è storia, di cui vi ho già parlato in un video. Quindi semplicemente ho lezione dalle 10:15 alle 17, niente di che, insomma. È finalmente arrivata l'ora, quindi direi di entrare alla prima lezione della giornata, che è lingua spagnola, ed entro a questa lezione con un'immensa felicità e un'immensa voglia di fare, vero? Sì, certo. Just wants to know that you're well. Whoa.
seen you there, I'd be overwhelmed, but it got away from me. The sky must have darkened up as your eyes sparkled love. Buongiorno a tutti e buon mercoledì. La giornata di oggi sarà letteralmente uguale a quella di ieri, tranne che oggi c'è Moon Knight da vedere. E altra cosa molto importante, oggi dovrò saltare una lezione perché c'è un incontro per l'Erasmus proprio quando io ho lezione, quindi molto bene. Però vabbè, ci sono delle cose più importanti in questo momento, la cosa più importante è l'Erasmus per forza. Altra cosa diversa è che oggi non ho la pausa, quindi ho letteralmente lezione dalle 10:15 alle 17 e dovrò mangiare di sopra in stanza. Però vabbè, è il minimo perché poi domani non ho lezione, è giornata libera praticamente. Non so se avete visto perché il telefono stava cadendo, ma mi sono sporcata con il latte, top. Ho comprato questa piantina sabato, oggi è mercoledì, e qualcosa è già cresciuto, dovrebbe venire fuori un tulipano. Raga, io sono felicissima, vi presento quindi ufficialmente Poppy, che sta crescendo e non vedo l'ora che esca fuori il fiore. Comunque adesso metto un po' di musica e lavo i piatti, quindi magia dell'editing. Et voilà! Piatti puliti di qua, pentola pulita di qua. La lezione di spagnolo è iniziata da mezz'ora più o meno. La prof ha parlato delle date degli esami e di come farà l'esame. Io ho sclerato per l'ultima mezz'ora e mi sta già salendo l'ansia. Onestamente non vedo l'ora che sia il 26 di maggio perché ho la prima parte dell'esame. Perché non è un appello ma sono tre appelli alla fine. Cioè tre volte in cui devo fare lo stesso esame. E voglio solo urlare, ma la cosa positiva è che si può fare anche online. E quindi almeno una piccola gioia ce l'ho. Prossima lezione sono le esercitazioni di spagnolo, dove probabilmente dovrò fare il lavoro di gruppo. E dico probabilmente perché in realtà non sappiamo mai cosa dobbiamo fare finché non inizia la lezione. Mentre aspetto che parta la lezione, ho deciso di continuare con letteratura spagnola. Sì, come avete capito, mi sto cagando in mano per quei bellissimi esami lì. E quindi sto continuando i miei schemi, che avete visto ho iniziato ieri, che sono ovviamente molto stringi, perché fate conto che queste due pagine qua sono praticamente 7 pagine degli appuntamenti che avevo, ma in realtà l'esame neanche mi preoccupa poi così tanto, perché tutti dicono che la professoressa è abbastanza tranquilla, che ti mette a tuo agio, che ti fa domande semplici. Non sono preoccupata per l'esame in sé, ma per il contenuto dell'esame, che è tantissima roba. Hola. Comunque raga, io su Pinterest ho trovato un sacco di roba già fatta, ovviamente sia di grammatica che di vocabolario anche generale sull'aeroporto. Stiamo ovviamente facendo i lavori di gruppo, ci siamo appena divise cosa ognuna deve fare. A me ovviamente è toccato il congiuntivo e vorrei spararmi un po' in testa, perché detta proprio sinci sinci è la cosa che odio di più. Poi ho il lessico della comida e poi expresar consejos y opiniones, che non è male. Ho anche iniziato a fare un po' del subjuntivo, non guardate se lo spagnolo è giusto oppure no, però io so già che questo lavoro mi prenderà un sacco di tempo. Buon pranzo a me con la focaccia, migliore perché ha sia i pomodori che le olive, e poi lì ho anche delle carote da mangiare come snack mentre faccio le cose. Così prof, ma devo uscire perché devo andare all'altra riunione che vi dicevo stamattina, cioè quello dei vincitori dell'Erasmus. Mentre aspetto continuerò il mio lavoro di spagnolo, che sta andando malissimo raga, perché non so effettivamente cosa devo fare, se posso mettere le immagini. E infatti ora scriverò alle mie compagne dicendo: raga, io ho provato a fare questo ma non so se va bene, cioè è tutto molto complicato. Solar eclipse. Oh, the sun blinded me, baby. I don't know what I miss. The moon passed over it.
oggi praticamente non vi ho aggiornato. Tra l'altro oggi non ho neanche finito di fare tutte le cose che volevo fare, ma non importa, perché mi sento molto molto stanca. Ieri sera infatti sono rimasta sveglia fino a 00:30 a studiare, e oggi infatti ero sfinita. Onestamente non mi importa non aver fatto tutto quello che volevo fare, perché stasera lo voglio dedicare un po' alla lettura, quindi andrò avanti con il libro. Domani avrei una lezione, ma onestamente non so neanche se la farò, perché mi sento molto stanca e preferirei studiare, solamente che già l'ho persa ieri perché c'era la riunione dell'Erasmus e diciamo che vorrei fare il tutto da frequentante. Poi però mi sono resa conto, siccome ieri ho comprato anche i biglietti per Multiverso della Follia, che Multiverso della Follia è il giorno in cui avrei il preappello di questo esame di storia, e io ho preso i biglietti proprio nell'orario in cui avrei l'esame, quindi comunque non potrei farlo. Non mi cambierebbe niente se domani saltassi, però comunque non lo so raga, un po' mi scoccia. Buongiorno raga e buon venerdì. Ieri sera mi sono addormentata che era 1:30 con l'ansia e il sudore, e mi sono svegliata praticamente mezz'ora fa, quindi studiare questa mattina penso sarà più o meno impossibile, o comunque studierò veramente poco, però faccio il possibile, vado io a fare colazione e fino a che ne ho la possibilità studio. Stamattina devo anche dare da bere a Poppy, ossia la mia piantina, che guardate un po' quanto è cresciuta, cioè io veramente non so, ci hanno messo degli steroidi dentro, perché l'altra volta avevo preso il fagiolo, il quale ci aveva messo un'eternità a crescere raga, cioè tipo 3 settimane per far sì che venisse fuori la fogliolina, invece adesso dopo una settimana è già così, cioè io impazzisco, sono felicissima. Comunque io quando faccio colazione guardo sempre RuPaul Drag Race, solo che è da 3 o 4 giorni che sto cercando di finire di vedere il primo episodio della 11ª stagione forse, perché finisco sempre la colazione prima che l'episodio finisca, perché dura tipo un'ora e qualcosa perché è la premiere. Vi giuro che sono arrivata finalmente al lip sync, quello finale insomma, per vedere chi va a casa, e uno non mi ricordo nemmeno delle drag queen di questa stagione, però vabbè è normale, ma soprattutto non vedo l'ora di finire di vederlo, perché mi sembra di stare vedendo la stessa roba da un mese, quando invece sono forse 4 giorni. Stavo guardando RuPaul Drag Race e in questo primo episodio il giudice speciale è Miley Cyrus. Veramente voi non potete capire quanto per me lei sia stata una crush. E poi a un certo punto mi ha un po' deluso, perché comunque raga avevo 15 anni, non capivo, adesso onestamente ci ripenso e dico Sara vabbè, però è stata una dei miei primi idoli, e vabbè vederla già lì per me è stato da impazzire. Poi nel lip sync hanno cantato The Best of Both Worlds, cioè la sigla di Hannah Montana, io ho cantato insieme a loro e mi sono fatta un mini piantino, perché hashtag Memories era la mia serie preferita di Disney Channel, anche se ovviamente andavo a periodi, a volte mi piacevano più Maggie di Waverly o Zack e Cody, però io letteralmente volevo quella vita, volevo andare a un suo concerto, e niente, mi è venuto un attimo di hashtag Memories pensando anche al fatto che guardavo Hannah Montana quando andavo alle medie, e per me le medie sono più di 10 anni fa, e la cosa è spaventosa. Sono pronta per andare a studiare, ovviamente raga dovrò farvi video con musica, perché mio padre sta guardando la televisione e mi metto giù perché insomma, mi viene mal di schiena con la sedia di sopra, il banco è troppo piccolo eccetera, qua almeno c'è un tavolo alto giusto, vabbè comunque non vi interessa, però niente, volevo avvertirvi che ci sarà un momento musicale. Probabilmente quello che andrò a fare è principalmente sottolineare e leggere cose che devo studiare, ovviamente non so se andrò avanti con spagnolo, però vi porterò con me. Buon sabato. Ieri ovviamente non ho finito di vloggare la giornata perché sono successe cose, però ieri sera io e mia mamma abbiamo visto alla fine Ant-Man. Ti è piaciuto, mamma? Tantissimo. Bene. Oggi facciamo delle cose molto particolari, anche perché oggi è il mio anniversario di proclamazione di laurea, quindi vi porto con me oggi, siccome non vi ho portato con me ieri. La prima tappa è andare dall'oculista ottico, perché i miei occhiali si sono tutti rovinati qua sotto, come ossidati, e quindi abbiamo chiesto se avevano la montatura uguale alla mia. Non ce l'hanno più, quindi
me li devo andare a cambiare e probabilmente dovrò rimanere senza occhiali per tutto il giorno e quindi mi devo mettere le lenti a contatto, cosa che io detesto, però questo è quello che dobbiamo fare. Questi qua sono gli occhiali, dopo vi faccio vedere la foto che mi sono fatta, però sono molto simili ai miei. Siamo un attimo tornati a casa perché mi devo mettere le lenti, ma questa qui a lato è la foto, non guardate la faccia perché è terribile, degli occhiali che mi sono scelta. Ovviamente dovevo sceglierne un paio che fossero comunque della stessa tipologia di quelli precedenti, perché così non mi cambiavano le lenti. Ma questa è la sinistra, con la speranza di mettermele bene giuste al primo colpo, magari mi lavo le mani. Ora mi metto le lenti, mi potrò anche mettere i miei nuovi occhiali da sole presi da Tiger a 1 euro, in cui sembro John Lennon. Non supportiamo John Lennon come persona perché era un po' una persona di merda, però io comunque fan dei Beatles, quindi quando li ho visti li dovevo avere, dovevano essere miei. Mia mamma mi è andata a prendere gli occhiali. Adesso occhiali alla John Lennon, vediamo un po' come mi stanno. Mi sento John Lennon veramente, eh? Ok, sì, dalla telecamera faccio un po' ridere. Ma adesso usciamo di nuovo. E dove andiamo? E andiamo in copisteria. Oddio. No, prima andiamo in fumetteria, perché la copisteria mi dà, perché mi vado a fare un regalo al supermercato. E poi in copisteria che devo stampare delle cose per l'uni. Cioè, nel senso, già le hanno stampate, ma me le hanno anche rilegate. Io e mia mamma stiamo facendo una cappatina al bar e ci stiamo facendo la seconda colazione. E siamo anche andate in un negozio e abbiamo preso una maglietta per me, molto semplice, a righe bianche e rosa. E adesso l'hai ordinato il coso al pistacchio? Proprio mentre lo chiedevo a mia madre è arrivata la nostra brioche al pistacchio, che è la cosa più buona del mondo. E io cappuccino, mia madre pure. Vai, fatto? Mia madre, una pazza, mi ha preso 3 fumetti, 3 must have, come avete visto, tutti e 3 della Marvel, tra cui Civil War, che io lo cercavo da mesi, e praticamente era diventato disponibile sul sito della Panini e mi ero detta, se non lo troviamo in fumetteria, me lo compro sul sito della Panini. E per fortuna invece l'abbiamo trovato. Prossima tappa, supermercato. Evviva, il mio posto preferito al mondo. Adesso siamo all'ultima tappa di questa mattinata. Stiamo andando in copisteria, però ovviamente c'è gente dentro, quindi stiamo aspettando. Ora sto buttando via un fazzoletto. Ma volevo farvi vedere qua tutte le belle margheritine che ci sono. La margherita è il mio fiore preferito, insieme al girasole. Comunque bellissimo. Abbiamo fatto una realizzazione, mia madre. Cioè, che con questi occhiali non sembro John Lennon, ma sembro il gatto, quello cattivo di Pinocchio, l'amico della volpe, insomma, che nel cartone animato non ha gli occhiali, mi sembra, mentre nelle versioni quelle cinematografiche o anche nelle edizioni illustrate del libro ha sempre questo tipo di occhiali e assomiglio molto più a lui che a John Lennon. Fatemi sapere secondo voi a chi assomiglio di più. Siamo tornati a casa. Io, mentre mia mamma preparava gli asparagi, le ho spiegato tutte le mie teorie su Multiverse of Madness, anche se lei non ha capito niente. Secondo me ha detto che qualcosa ha capito, ma perché tanto non hai visto ancora metà delle cose, le mancano troppe cose per capire. E poi le ho spiegato la cosa degli Young la mia teoria degli Young Avengers, tutte queste cose qua che lei ovviamente non può capire. Tutto partito comunque dalla sua domanda: perché il Civil War fumetto è diverso dal Civil War film che vediamo oggi? E quindi ho fatto tutta questa spiegazione, che mia mamma è molto interessata a quanto pare. Adesso le faccio una domanda cruciale. Mamma, chi sì? È il tuo personaggio preferito fino ad adesso? Tony. Mia mamma vuole rettificare qualcosa. Mi piace Tony, però devo dire che ieri sera, dopo aver visto il film Ant-Man, devo dire che c'è Michael Douglas, uno dei miei attori preferiti da sempre. E adesso, post pranzo, io e mia mamma ci guardiamo un film della Marvel, perché sennò lei la sera si addormenta, comunque fa più fatica a stare sveglia. E quello che guardiamo è Civil War. Lei è molto fan di Tony, quindi penso che sarà Team Tony, però non si sa mai. Quindi eccolo qui, appena mia madre torna dal bagno, lo faccio partire e quindi vedremo se in famiglia saremo divisi come loro, perché mia madre potrebbe ancora essere comunque Team Tony, oppure se avremo la stessa opinione. Ovviamente fatemi sapere con un commento qua sotto voi di che team siete. Mentre stavamo guardando il film si è messo a piovere e so che non si vede niente, però è tutto molto bello e finalmente, raga, finalmente, perché volevo un po' di pioggia nella mia life. Innanzitutto aggiornamento su Poppy, cioè la mia piantina. Guardate un po' com'è cresciuta, si sta tutta aprendo, però non è ancora uscito questo coso qua, speriamo che esca presto. Adesso, cosa più importante, parliamo del film. Magari non interessa a tutti, però non mi interessa. Io sono rimasta della mia opinione, cioè che tutti dovevano ragione, però aveva più ragione Steve. E quando dico tutti dovevano ragione intendo che aveva
aveva ragione Vision o Visione, perché Tony secondo me non aveva per niente ragione. Tu Emma cosa pensi? Contando che eri fan di Tony fino al film prima. Tony mi ha deluso un po', devo essere sincera, però comunque lui è sempre stato un supereroe ma anche un imprenditore, per cui ha sempre guardato alla sua parte economica, e per cui diciamo che lo giustifico da un certo punto di vista, anche perché poi è tornato sui suoi passi. E dove è tornato sui suoi passi? Sì, sta tornando sui suoi passi, non... torneranno tutti insieme un'altra volta, di questo sono sicura. Chi credi che abbia ragione? Aveva ragione Steve o Tony? Aveva ragione Steve. Sapevo, lo sapevo, abbiamo ragione noi. Solo una cosa, che torni Michael Douglas. I miei sono usciti per andare a messa, quindi io penso che utilizzerò questa occasione per andare giù, mettermi sul divano e iniziare questo fumetto. Lo so, negli ultimi 10 minuti ho parlato solamente della Marvel, ma raga, ormai è una mia ossessione. Però volevo anche dirvi che ho mandato una foto alla mia amica con i famosissimi occhiali alla John Lennon, e lei mi ha detto che non sembro né John Lennon né il gatto di Pinocchio, ma bensì sembro questo qua. Avete proprio visto bene? Il topo di Shrek. E voglio dirvi che onestamente vedo la somiglianza. Ho messo sul televisore la mia musica e senza volerlo, vi giuro, mi è uscito Captain America The Winter Soldier. Giuro che non l'ho fatto apposta. Comunque io finalmente mi inizio questo fumetto che, come vi dicevo, l'ho aspettato per mesi, perché a un certo punto era andato fuori stampa o comunque non lo stampavano più, non era più disponibile su Amazon e né sul sito della Panini. Settimana fa più o meno avevo visto che era disponibile sul sito della Panini, ho detto boh, magari sarà disponibile pure in fumetto, perché cioè, letteralmente questo qua penso che sia uno dei fumetti must have più conosciuto, tra l'altro è anche il primo, e per fortuna c'era in fumetteria. La trama di questo fumetto è che c'è una divisione tra i vari supereroi perché viene imposta una legge che obbliga i giustizieri mascherati a rivelare la propria identità al governo. La musica lì in fondo è partita e adesso io ufficialmente inizio questo fumetto e vi giuro che l'emozione in me è tantissima. Qua abbiamo Cap, qua abbiamo Iron Man e questa sarebbe la copertina della prima parte. Sono arrivata alla parte 4 del fumetto, non so quante ce ne sono in tutto, ma nel frattempo mi prendo le mie carotine da sgranocchiare mentre finché vado avanti con il fumetto. E per ora è decisamente molto differente dal film, non solo per la questione che attanaglia gli Avengers, gli X-Men, tutti quanti, e onestamente non so da che parte io starei, perché è una questione molto più complicata di quella del film di Civil War. Ovviamente non farò spoiler, però prima cosa, io ho sempre amato Sue Storm, ossia, oddio, si chiama Invisible Woman come nome in codice, ho un vuoto, comunque Sue Storm dei Fantastici 4, sempre amata nei film, nei fumetti che ho letto con lei, lei è la mia preferita dei Fantastici 4, e in questo fumetto si rivela come sempre la migliore. Seconda cosa, odio Tony Stark, adesso pure nei fumetti. Direi che tutto procede come previsto, spero che mi vediate come sempre. Io sto iniziando a impazzire perché ho le lenti a contatto su da troppo tempo, non sono più abituata, ma ovviamente non avendo gli occhiali devo tenerle fino a stasera, altrimenti mal di testa assicurato. Il mio telefono sta cadendo, lo vedo già, forse così va bene lo stesso, spero. Comunque ora devo farmi questi pochi pomodori che ho per la cena di stasera, ma volevo concludere qui il video perché letteralmente stasera non farò nient'altro di interessante, penso che continuerò ad andare avanti con il fumetto e o guarderò un altro film con mia madre, cioè non lo so onestamente. Quindi penso che sia meglio concludere qui questo video, che è stato come sempre un po' una montagna russa. Ieri è stata una giornata molto strana, oggi ho fatto altre cose oltre a studiare e va benissimo così ovviamente. Però insomma spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto e che vi sia piaciuto passare un po' di tempo con me. E niente, noi ci vediamo presto per un nuovo video e bye!